Ciao a tutti, rieccoci qui con la seconda parte degli acquisti che ho effettuato dal sito Scrobi. Riprendiamo col discorso delle card. Allora, ho acquistato queste carte della marca Bobanni, sono 96 pezzi, però in realtà nel dettaglio sarebbero 6 pezzi 2x2, 20 pezzi 3x3 e 16 pezzi 4x4, sempre in pollici. Cominciamo da quelle più piccole. Allora, quelle più piccole che intanto parlo ve le mostro, sono 3 pezzi per ogni fantasia e sono secondo me adatte per realizzare quelli che sono i calendari dell'avvento o comunque per andare ad abbellire quelle agende che sono improntate sul tema del Natale. Esistono delle agende, delle ragazze che decorano le agende solo e esclusivamente a tema natalizio con un discorso di pianificazione proprio del Natale. Allora, vediamo che ci sono i numeri 1. E poi dietro abbiamo il 2, 3 e 4 dietro, 5 e 6, 7 con l'8 dietro, 9 e 10, 11 e da qui incominciano ad andare singolarmente, quindi c'è il numero davanti e dietro c'è una fantasia. 12, 13, 14, arrivano fino al 25 in pratica. Per quello dicevo che secondo me sono adatte per realizzare quelli che sono i calendari dell'avvento. Io le utilizzerò per realizzare sia queste piccole che quelle grandi, le utilizzerò per realizzare delle explosion box a tema natalizio. E poi sicuramente me ne avanzeranno, quindi non è detto che io possa escludere completamente l'ipotesi di poter fare un calendario dell'avvento. Intanto vado avanti, vi avevo già anticipato nel video precedente che voglio essere più dettagliata possibile perché vorrei che questo video potesse essere di aiuto a qualcuno che sta cercando informazioni maggiori su questi tipi di prodotto. Passiamo alle medie, che sono queste, anche queste qui sono 2 fogli per ogni fantasia, fronte e retro. Queste sono molto carine perché nell'explosion box, scusate, nell'explosion box c'è proprio la decorazione proprio dell'interno della scatola, mentre per l'esterno sono necessari dei fogli abbastanza grossi per poter andare a rivestire il cartoncino, i vari pezzi di cartoncino. All'interno invece sono necessari, scusate, è necessario applicare delle decorazioni e quindi questi penso che possano essere, anzi, li ho presi apposta, ma comunque li utilizzerò sicuramente perché sono veramente molto 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 carine. Ultima tranche, cioè i pezzi più grossi, qui sono 2 per ogni fantasia, anche qui fronte e retro. Vedete che richiamano tutti bene o male, anche perché questi ovviamente si possono abbinare tra di loro, cioè piccole, medie e grandi possono essere abbinate, per cui ci sono dei motivi che vanno a ripetersi, che è anche giusto che sia così, almeno uno compra il pacchetto e sa già di avere un tot di materiale a disposizione per poter fare tutte le decorazioni del caso. Passiamo adesso invece ai blocchi di carte. Tutte 10. Dunque, per quanto riguarda gli album di carte, ho acquistato questo della Simple Stories. La linea è la Pumpkin Spice. È un album da carte che sono 6x6, quindi 15x15 cm. Sono 24 carte fronte e retro. In realtà sarebbero 12 carte fronte e retro ripetute 2 volte. Adesso ve li faccio vedere le fantasie. Questa è la prima fantasia, vedete, retro quadrettato. Sono tutte fantasie sul tema autunnale. Io le volevo utilizzare appunto nella sezione dell'EpiPlanner ricettario che appunto ho acquistato come diciamo carte tipo simili divisori, insomma, pensavo di fare delle sezioni perché queste fantasie fondamentalmente mi ricordano un pochettino quella che è non so, la cucina, forse perché ci sono le zucche e anche questo tema quadrettato che viene ripetuto, mi ricorda un po' il discorso cucina. E mi sembra che siamo arrivati alla dodicesima, se non dico una sciocchezza. Sì, eccolo qua, questa è l'ultima della dodicesima e da qui ricominciano da capo. Altro album che ho acquistato è
un attimo. Questo, allora, questa qui è la marca Pink Paisle, che sarebbe la stessa marca degli adesivi stickers che vi ho fatto vedere nel video precedente, sempre la stessa linea, quindi Citrus Bliss. Si tratta di un blocco di carte, sono 48 pezzi, 12x12 pollici, quindi 30x30, e adesso ve le mostro più da vicino. 48 pezzi, però sono 24 ripetuti due volte. Qui, a differenza del precedente, io non so se riesco, scusate, ecco, forse così andiamo un pochettino meglio. Non vi dico che supporto sto utilizzando per la fotocamera per non farvi ridere. Allora, queste qui sono molto grosse, io intanto le sfoglio, e io pensavo di utilizzarle come divisori. Ovviamente, avendo la parte retro, vedete, bianca, bisognerà accostarle, come ho visto fare nei video di alcune ragazze. Praticamente si accostano retro con retro di ogni carta e si vanno a incollare. Dopodiché si va a utilizzare la plastificatrice, e quindi che rende il tutto più compatto. Io attualmente la plastificatrice non ce l'ho, ma sto valutando l'idea di poterla acquistare, perché ho visto che con la plastificatrice si possono fare veramente tantissime cose, e soprattutto il discorso della plastificazione serve per evitare che le pagine si sciupino, soprattutto se si tratta di divisori delle agende, perché ovviamente continuando a sfogliare l'agenda, prima o poi, dai oggi, dai domani, prima o poi gli angoli sono quelli che si rovinano più facilmente, e da qui ricominciano da capo le carte. Ultimo blocco di carte che ho acquistato è della linea, un secondo solo che qui non ero pronta, è della linea, eccolo qua, Bobanni. Eccolo qua, Bobanni, quindi la stessa linea delle card piccoline che vi ho fatto vedere prima. Qui sono 19 pezzi, di cui sono 18 carte fronte e retro, più una carta che è praticamente una carta di stickers. Cominciamo da questa, appunto, carta di stickers, che è proprio questa qui. Vedete, ci sono degli stickers con delle scritte: Celebrate, Holiday, poi qui ci sono i ritornelli delle canzoni. Ci sono delle fantasie che ricordano le card che vi ho fatto vedere prima. Bandierine di diverso tipo, washi tape, chiamiamole anche washi tape, e qui abbiamo lettere e numeri, stampatello e corsivo ripetute più volte. Vedete, forse non si riescono a percepire più di tanto. No, beh, più o meno si vedono. Ecco, questa qui è la carta che riguarda gli sticker. Vediamo invece le fantasie presenti nell'album. Abbiamo questa, vedete. Sono due pezzi per ogni foglio, quindi in realtà sono 9 carte. Quindi questa con dietro il vischio. Poi abbiamo la blu con le renne, molto bella. Diciamo che le carte, anche qui vedete, ritorna il discorso del calendario dell'avvento. Diciamo che le carte fronte e retro mi piacciono o non mi piacciono, perché fondamentalmente uno delle due parti bisogna sacrificarla. Però diciamo che in questi album, dove c'è la possibilità di avere due fogli, si può magari utilizzare una volta questa fantasia qua e la volta successiva questa. Quindi, però negli album che avevo a casa, anche di altre marche, adesso non ricordo, forse Lidl, lì, no, forse Lidl, e lì mi, insomma, sono sempre un po' restia a utilizzare quelle carte, perché mi dispiace dover sacrificare una fantasia. Magari mi piacciono entrambe, quindi diventa poi difficile fare la scelta. Invece queste ti danno la possibilità comunque di utilizzare entrambe le facciate, perché ti danno appunto due fogli per ogni pezzo. Questa è l'ultima, con tutte le scritte qui dietro. Ultimo prodotto che ho acquistato, e quindi con questo termino il mio video acquisti. Non lo trovo più, ah, eccolo. È questo prodotto qui. In pratica, questa è una foratrice per Happy Planner. Io volevo fare un video a parte su questa, se lo apriamo insieme. Voglio fare un video a parte su questo prodotto, perché vorrei anche provarlo insieme a voi. L'unica cosa che mi sento di dire già adesso, senza averla provata, eccola qua, è che sul sito di Scroby viene pubblicizzata come se fosse la foratrice proprio della marca Big and Me and My Big Ideas, che è la marca che produce gli Happy Planner. In realtà non è assolutamente vero, perché questa marca qui è la L'Avenger.
Allora, io ho sentito opinioni contrastanti su questo attrezzo che in pratica serve per creare i buchi nelle P-Planner che ha un sistema particolare di foratura. Ho sentito opinioni contrastanti, alcune ragazze si sono trovate bene, altre si sono trovate malissimo. Io non voglio esprimermi finché non l'avrò provata, la proveremo insieme nel prossimo video. L'unica cosa che però mi sento già di dire, la voglio già dire adesso, è che io questa foratrice, comunque vada, io l'ho pagata 18 euro. L'ho vista su siti italiani dove costava 33 euro. Quindi già a livello di prezzo, diciamo che secondo me non ho fatto un brutto affare. Poi, il fatto che fori perfettamente e che i fogli si incastrino in un certo modo all'interno dell'agenda, lo verifichiamo poi insieme nel video. Comunque, io già solo per aver risparmiato praticamente il 50% del suo prezzo, credo di aver fatto un buon affare. Grazie per aver visto questi due video, spero che li abbiate visti entrambi. Vi mando un bacione, vi aspetto al prossimo video dove vi farò vedere, sono ancora indecisa se farvi vedere questo o se farvi vedere l'Happy Planner che ho acquistato. Adesso sarà una sorpresa. Vi mando un bacione, grazie a tutte, ciao 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 ciao!